Siamo al Centro Sportivo Baggio 2 di Milano. Questa sera gran finale della Coppa Primavera Calcio a 11, di fronte il Conte Jazz Café e Davis. Per il Conte Jazz Café, formazione che è stata campione in carica, questa sera disputa la finale per il terzo posto. È qui presente Galati, Fausto. Abbiamo anche un altro gentile ospite, sempre del Conte Jazz Café, York Vigliano. Allora, cominciamo da te. Appunto, dicevo, l'anno scorso avete vinto il torneo, quest'anno non è andata allo stesso modo, forse un po' di rimpianto. Sì, siamo i detentori di questo torneo, bellissimo torneo, sempre organizzato al meglio, come al solito. Quest'anno ci è andata male in semifinale perché abbiamo perso ai rigori contro una squadra nettamente più giovane di noi. Noi abbiamo una media molto alta, un'età media molto alta, però siamo giocata e alla fine abbiamo perso ai rigori e è andata così. Ecco, qual è lo spirito della vostra squadra per questa finale terzo posto? Insomma, oh, ma insomma, devo dire che veramente siamo veramente divertiti, eh. Il terzo posto va bene così, purtroppo è calcio, li prendiamo così, buono. Voi siete una squadra storica di questo campionato sport, insomma, no? Da tanti anni sempre in pista. Ma lei sa, è calcio, oggi vinci, domani non vinci, quindi la prendiamo così, va bene così, siamo contenti così. Ultima battuta, insomma, affrontate questi Davis, squadra al secondo anno, no, che partecipa allo sport, mi sembra di aver visto ragazzi abbastanza giovani, voi invece avete una squadra abbastanza esperta, per così dire, no? Diciamo anche vecchietta, però ci divertiamo ancora e finché ci stiamo, finché arriviamo terzi, quarti, comunque fra le prime quattro va benissimo. Bene, grazie mille al Conte Jazz Café. Grazie a voi. Grazie mille. Siamo con i Davis, abbiamo qui tre gentili rappresentanti, tre Baldi Giovanotti, Cristoni, Ogliari, i due bomber e il portiere De Feudis. Allora, voi siete una squadra che, se non sbaglio, è il secondo anno che fate i campionati di tornei sport, terzo anno, insomma, comunque abbastanza nuovi. Affrontate questa sera per il terzo posto la squadra storica, il Conte Jazz. Insomma, come mai non siete riusciti ad andare in finale? Un po' di dispiacere. Sì, siamo stati abbastanza sfortunati nella semifinale, non abbiamo subito neanche un tiro in porta, siamo usciti per un calcio di rigore alla fine, pazienza, vinciamo 1-0 fino alla fine, siamo andati a rigore e abbiamo perso, capita. Hai ceduto il tuo trono di bomber a Cristoni. Sì, è una grande emozione per me e spero di far bene stasera. Io gioco a centrocampo, però. Ah, hai cambiato la roba, perché però di te che giocavi nel calcio a 5, insomma, un grande bomber, anche De Feudis nel calcio a 5, insomma, Milano 3, ti ricordiamo, no? Grande protagonista con l'Under 21. Com'è il calcio a 11? È un po' diverso, no? È differente, le porte sono più grandi, il gioco è più lento per noi portieri perché subiamo veramente pochi tiri, però l'attenzione deve essere massima come sempre per un portiere. Anche tu sei una delle anime, non, di questi Davis? Sì, in tutti i sensi, nel senso che oltre ad essere il portiere di scorta sono anche il responsabile della squadra, quindi sono contento per il risultato sia come giocatore che come dirigente. Ecco, se non si comportano bene i tuoi compagni, allora arriva subito un bel rimprovero. Soprattutto con il bomber Cristone. Perfetto, grazie Davis, grazie. E buona partita. Conte, Jazz Café e Devils, finalissima calcio 11. Procediamo con le formazioni in campo. Iniziamo il Conte Jazz Café in maglia bianca, pantaloncini bianchi, calzettoni bianchi con inserti blu. Con il numero 8 Francesco Altieri. Con il numero 3 Francesco Balduzzi. Con il numero 5 Fabio Ceravolo. Con il numero 17 Stefano Chinca. Con il numero 2 Fausto Galati. Con il numero 11 Achedigelbe York Guedegebe. Con il numero 4 Cristiano Madonia. Con il numero 14 Nicola Martino. Con il numero 7 Francesco Matera. Con il numero 9 Roberto Roveda. Con il numero 1 Roberto Stagni. E con il numero 10 Carlo Valotto. Risponde Devils, maglia bianco-rossa a strisce con pantaloncini blu, calzettoni blu. Con il numero 69 Marco Borrecca. Con il numero 8 Federico Cassetta.
con il numero 6 Simone Colapinto, con il numero 17 Nicolò Cristoni, con il numero 1 Matteo De Feudis, con il numero 22 Daniele Limonta, con il numero 5 Paolo Ogliari, con il numero 21 Carlo Prosdocimi, con il numero 10 Giovanni Prosdocimi, con il numero 13 Mahmoud Sar, con il numero 18 Riccardo Spada, con il numero 2 Riccardo Spiazzi, con il numero 27 Matteo Terranini. Dirigente responsabile il signor De Feudis Matteo. Signore e signori, buon divertimento. Vediamo solo Paolo, Paolo, Paolo!
Thank you.
Yeah!
Thank you.
Tre mesi iniziale, siamo qui, siamo più, con un altro, tanto. Ma forse è più sarebbe. Dobbiamo iniziare dove... Sono qua. Sta sempre loro. 9:30. Sono già 9:30. Sì. La prima poi la scuola è 9:30 per forza, non puoi iniziare a niente. Arrivo 10:30-11. Fanno pure almeno 5 minuti di intervallo, mezz'ora di lezione, una bella altra, gli arrivo 10:30. Thank you.
Thank you.
ancora me, ancora me. Thank you.
La prima sera che sono andato a fare adesso, ho fatto la prima fila a me. Ma c'è fame, sì, cosa vuoi? Aspetta, la mangia la prima fila. Fuori, fuori! Fuori! L'avrei pure insultata, Bob. L'avrei pure insultata, purtroppo. Il vantaggio dei Devils sblocca il risultato, la squadra biancorossa, risultato parziale, il Conte Jet 0, Devils 1. Dillo a Carlo, però, Carlo! 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 Carlo!
Oh, fate tutta la circonvalla, quando arrivate dal Villa, come dovete capire? In Viale Troia. Ha un riferimento da forza armata, la forza armata. Gentilmente la squadra del Real Pacini e Bombonera negli spogliatoi per la chiama ufficiale. Bombonera Real Pacini negli spogliatoi. Grazie. Raga! Dimo! Arriva adesso. Vivo, Carlo, vado a Terrino! No.
10. Vai, vai, vai. Sì, perché sennò iniziamo a fare calende greche. Tutte le squadre sono già qua, almeno le facciamo da qua. Sì, aspetta, ultima azione. Dove c'è la prima azione?